Eccoci qui di nuovo. Bentornati! Oggi siamo carichi, troppo. Andiamo! Infatti, calmiamoci un attimo. Siamo qui di nuovo a Plastic Horizon. C'è Marta, c'è Gabriele, c'è Luciano. E c'è Marco! Ma soprattutto io oggi sono, posso dire, sono emozionato. Sono un po' emozionato perché abbiamo qui almeno una gran parte della mia infanzia, e penso anche della vostra. Nel senso che tu andavi giù, esatto, dove abitavo. Tutti i giorni a casa mia. Ed è mio cugino. Grande! Invece no, è Fabrizio Mazzotta. Ehi, 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 ecco a voi il grattachecca e il fighetto. Immagino avete capito. Avete capito di chi è la voce? Quanti... Raga, scusate, non sentite odore di sigla? E allora lancio io, brutti cialtroni. Ehi, 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 sigla! Immagino che tu sia abituato a gente che ti ferma per strada, che faccio i grassi, esatto, tipo Dotti, faccio il cucchiaio. Vado spesso nei fieri di fumetto e quindi ovviamente mi fermo, l'autografo, fammi la voce di questo, fammi la voce di quell'altro. Diciamo con l'avvento dei social queste richieste sono aumentate in maniera spropositata. Allora, durante le fiere accontento tutti, quei social no, nel senso no, perché mi domandano, sai, e domani è l'anniversario di matrimonio di mio genero, che mi fai la voce? Che, non c'ho, cioè, la voce del genero? Ma no, ma non posso, diventa un altro lavoro, sì. Se chiudete gli occhi e sentite la voce di Fabrizio, che cosa vi rievoca? Quale personaggio? A me Crusty tutta la vita. Crusty. Sì. Allora, a me, io essendo, avendo guardato tanto Pollon. Esatto, anche a me. Mi ricorda, anche, avendo guardato tanto porno. Ma anche un'altra cosa, Holly e Benji. Ah, Holly e Benji. Ben Carter. Non saremmo mai riusciti a fare un salto come quello di Holly. Bellissimo. Quello con i dentoni. Sì, anche per Ted Carter fondamentalmente, per quanti ha durato? Due o tre serie faceva... Sì, passa la palla, certo. Ti possiamo ricordare anche il nostro sponsor? Così. Qual è il nostro sponsor? Il nostro Qual sponsor? È il vostro sponsor? Si chiama Neon Flex Mood. Fa dei bellissimi neon. Si può dire? No, ragazzi, fanno anche dei bellissimi flex, però. Se stanno nel mood. Sì, sì. Nel... Bene, ma io a proposito di un'altra cosa che ti volevo chiedere. Tu, oltre a essere un attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, sei anche un illustratore. Un autore di fumetti, sì. Autore di fumetti. Sì, sì, sì. Bene, sì. A tutto tondo. Ho lavorato per Topolino. No! Che è Cattivi, che è Lupo Alberto, che Splatter Rossi, che Splatter? Avete nominato, è vero. Esatto, realizzato delle illustrazioni a corredo degli articoli, delle rubriche, e tanti porno, tanti ma come? Porno. Allora io contemporaneamente, tipo la mattina sceneggiavo per Topolino, e poi il pomeriggio dovevo consegnare una storia porno, quindi mi mettevo a fare... Ma disegnavi però? Disegnavo, sì, sì. E gli facevi le orecchie? Anche sì, perché mi erano porno umoristici, per cui spesso si facevano animaletti, insomma... Ma per quale testata? Quelle testate che si chiamavano Realtà Violenta, Cronaca Nera. Cioè, la rivista si chiamava Fichissimo. Dobbiamo cercarlo, dobbiamo trovarlo. È un cult. Assolutamente. Assolutamente. Sì. E dopo il porno abbiamo la Scarlatta. Quindi abbiamo una sfida anche oggi. Una sfida. Oggi vi sfiderete una gara di disegno. Ah, troverete delle preziose pergamene all'interno delle quali sono custoditi i nomi di alcuni personaggi interpretati da Fabrizio, senza avere alcuna immagine di riferimento. Dovrete provare a riprodurlo a memoria, a giustamente. Memoria. Avrete un minuto a disposizione per ogni disegno. Peschiamo la prima pergamena. Pesco io? Pesca sì, tu, pesca tu. Chi era? Chi è? Puffo Pittore. Ce l'ho. Pittore. È un puffo. Vabbè, è un puffo. È un puffo. Io già non è pittore. Ah no, c'aveva il coso in testa, non c'aveva il cappello. Non lo so, ma non me lo ricordo. No, mi sa che è Puffo Chef, cioè il cappello anche, particolare. Anche chef. Anche beh, io comincio, 3, poi. 3, 2, 1. Allora. Siamo partiti. Da cosa si parte normalmente? Dagli occhi, dal naso, da... Sempre dalla testa, diciamo, dall'alto. Questo ha gli occhi, giusto? I puffi hanno gli occhi. Sì, c'è gli anche occhi. Il film famoso. I puffi hanno gli occhi. Sto provando a disegnare un cappello, ma sembra proprio un... Una cosa ti volevo chiedere, Fabrizio, differenziavi in qualche modo la voce di Puffo Pittore da Puffo Tontolone? Sì, perché io ho cominciato appunto a doppiare i puffi facendo Tontolone con la voce acuta che faceva Giuppe, ehi, grande puffo, Giuppe, ma mi sono perso, ma dove ci troviamo? Adesso è Puffo che era molto acuta. Niente, ho dovuto fare una voce all'opposto. Quindi il Puffo Pittore è tutto così, parla di là, che gran sofisticato. Che gran capolavoro. In alcune puntate succedeva che parlavano insieme Pittore e Tontolone. Certo, come facevi? Iuppe, Pittore, che cos'è quello? Ah, è un gran quadro, ma da cosa ti pinto? È veramente bello. Ti piace Tontolone? Sì, Pittore, mi piace tantissimo.
bellissimo. Raga, ma voi mi disegnate tutti tanti. Uno, ma io vi odio. Perché? Oh, non lo so, io non riesco, non lo riesco a fare, vabbè. Ma siete lenti comunque. Io ho finito, basta. No, io mi sto... Siete bravini. Dai, no. Stavo ancora la brutta. Ta-da. Cioè, pensavo di avere più tempo. Ma il tuo è più pittore del mio. È l'impressionismo. L'impressione. Sì, l'impressione. Tale non si sa, però. Ah, ma c'era il fiocchetto. Esatto. Certo. Tu hai copiato? Sì, te lo dico, copiato. Ho copiato 100%. Prima mancia a pari merito Fabrizio e Gabriele. Vabbè, io comunque lo faccio. Mettiamolo qua. Round 2. Fight. Ecco, sì. Eros. Ah, Eros. Questo è difficile però. Cioè, se faccio Eros Ramazzotti, ma... Invece di Eros, cioè Eros com'era la sua voce? Eros, allora, in giapponese Eros aveva una voce normale, non... Io vorrei proprio copiare. Ma non mi divertivo, lo faccio come voglio io, insomma. E evidentemente questa cosa poi è piaciuta, mi ricordo che uscivo da scuola perché facevo gli esami di maturità e andavo a doppiare. Marta non è soddisfatta del suo lavoro. No. Però poi con noi io vedo. Ho fatto Eros che suona l'arpa! Aveva una battuta. Ma sì, come no? C'aveva. Ehi, Poppante! E Pollo lo chiamava Pennuto. Apri le orecchie e reggiti forte, Poppante! Sono io il dio dell'amore! I'm out! Siete finito il tempo? Io ho fatto una roba che sembra scotter. Io mi vergogno fortemente. No, siete stati bravi. Non c'è neanche la freccia. Scusa, non gliel'hai messo in posizione strategica. E lì deve stare. Possiamo i nostri errori. Cioè, io ho provato a fare. Marco, ma tu sai disegnare? Ma solo Eros. È vero. Solo Eros. Tu hai fatto Puffo Pittore. No, io c'è anche un cagnolino gigante. Io ho fatto Eros, qui c'è Pollon e questo è Apollo. Questa mancia se la giudica Marco. Pensavo il giusto. Crusty. Oh, questo lo so. Raga, questo lo so. A sto giro, guarda, Questo lo so. Allora, come si faceva Crusty? È il personaggio che ti affatica di più, probabilmente. Decisamente. 34 anni fa facevo una fatica terribile perché ero più giovane. Adesso, dopo tanti anni, diciamo che riesco un po' più a calibrarla, a gestirla meglio. Ho visto proprio qualche tempo fa la puntata dei Simpson con Crusty. Era quella in cui Crusty aveva dei problemi con il padre. Oh mio papà, tu sei meraviglioso. Secondo me la più bella puntata è quella lì con la biciclettina con Homer. Quella per me... Addio, Crusty. Lui non può uccidere nessuno se non sa quale di noi sia il vero Crusty. Io mi sento confuso. Quella è la scuola di clown. Che vuole fare... La scuola di clown. Esatto. Eccolo. Dai, giuro, a sto giro ho messo proprio un pegno. Guardalo! No, vabbè, come siete... Tempo scaduto. Lo sto ripassando per la macchina, ma se no mi dice... Ma non va! A lui, sì! Lo sto ripassando, Guarda, lo sto ripassando Che è squalificato, attenzione! Il disegno migliore è stato squalificato, che bello. Mi ha detto grazie, lui. Era bello, però, peccato. Era bello, però, peccato. Facciamolo vedere. Io ho cercato di farlo. Io volevo fare quello, in realtà. Sarebbe stato un pari merito tra Marta e Gabriele, ma Gabriele è stato squalificato da questa mancia. Noni! Grande! È così, Non me ne frega niente, però. Pichan. Va bene, dai, sì, figo Pichan. Era yoga trasformato maiale? In maiale. Allora, c'è la maledizione delle fonti della Cina, perché chiunque si immergeva in queste acque termali si trasformava in qualcosa. Nel caso di Ramma si trasformava da uomo a donna. Padre volta, in panda? No, il papà padre in panda. Poi c'era una loro amica, si trasformava in gatta. E yoga in questo caso si trasformava in maialino. La cosa bella è che alle fiere regalavano sempre un portachiavi o il salvadanaio o un pupazzetto. Io ho casa piena di pupazzi di Picciano. Solo di Picciano? Solo di Picciano. Sì. Ho appena disegnato un Labrador. Ta-da! Un po' di marca è bello. Sembra anche un cerbiatto con tra l'altro l'occhio tipo sul punto di avere un esaurimento. Oh, ma è il leone! Quello di Marco sembra Picciano. Il verdetto è che dice Marco. Sì. Beh.
Vabbè, allora. Quindi c'è un vincitore. C'è un vincitore. Chi sarà? Chi sarà Marco? Chi sarà Marco? Grazie, Cristiano. Io la vergogno, non mi ricordo come sono fatti i miei personaggi. Vabbè, ma ti doppi, mi chiedi sì. Insomma. Io ringrazio Fabrizio. Grazie, perché mi sono proprio divertito. Vabbè, saluto gli amici a casa. Ciao amici a casa. Ciao, mi raccomando, mettete like, mettete la campanella così vedete tutti i video che sono qua. Ma prima di tutto, soprattutto, iscrivetevi a questo canale o diventerete dei pagliacci. Grazie. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Ciao. Plastic Horizon.